Non è affatto semplice, ma dell'annata appena trascorsa serve raccogliere e conservare quanto di bello accaduto nonostante la pandemia e guardare con ottimismo al futuro. È quello che ha fatto la Dynamic Trial Reduce dal 2020 contrassegnato sì dai pochi appuntamenti agonistici, ma da un campionato salvato proprio dalla società di Roberto Mazzola, capace di organizzare ben tre gare e portare a casa anche alcuni titoli, soddisfazioni che non sono mancate nemmeno in campo motoristico. Grazie alla volontà dei miei consiglieri, degli amici e i genitori dei ragazzi siamo riusciti veramente a, a salvare un campionato nel bike trial che era ormai segnato e defunto abbiamo fatto quindi tre gare grazie anche alla volontà dell'amministrazione dell di Rogno e dell'amministrazione di Pianborno e siamo riusciti quindi a salvare un campionato e portare a casa anche dei titoli di campione italiano abbiamo vinto quindi nella categoria verdi con Fabio Mazzola che è mio figlio, il campionato italiano nella massima categoria ha vinto ancora Luca Tombini negli Elite e Alessio Bonomelli per un soffio con due vittorie in terzo posto è arrivato secondo in campionato e si rifarà sicuramente l'anno prossimo. Per quanto riguarda invece le moto, eh, non siamo riusciti a organizzare nulla, ma non era nelle nostre intenzioni organizzare queste manifestazioni in campionato italiano perché l'anno prossimo sicuramente organizzeremo una gara in campionato italiano ancora a Ponte di Legno. I risultati sono arrivati con Andrea Riva che è arrivato quinto al campionato italiano dalla massima categoria. Fabio Mazzoli è arrivato ancora quinto nella sua categoria di campionato italiano e ha vinto anche il campionato regionale. Tosini e Daniele ha ben figurato ma non facendo tutte le gare non è riuscito a portare a casa il titolo, ma sicuramente l'anno prossimo riuscirà nell'intento perché le poche gare che ha fatto si è piazzato sempre sul podio. Nuove leve sia nell'ambito bike che mototrial provano che i presupposti per il futuro certo non mancano, anche se il grande sogno resta uno solo, portare il mondiale a Ponte di Legno. Il progetto è organizzare una gara di campionato italiano indoor nel palazzetto dello sport di Ponte di Legno e bisogna vedere se ci saranno però i presupposti vista l'emergenza sanitaria perché se non è garantita la presenza del pubblico è troppo oneroso per noi organizzare un evento simile. Abbiamo chiesto però in federazione di poter organizzare, se non il campionato italiano indoor, una gara il campionato italiano outdoor, cioè all'aperto, periodo estivo, e la federazione ha, ha, detto, sì, ha detto di sì. L'obiettivo comunque, è, è il nostro sogno, è organizzare una gara ridata a ponti di Legno, come avevamo chiesto all'amministrazione e l'amministrazione aveva accettato. E questa gara è campionato del mondo, l'abbiamo già richiesta per il 2022 e per ora la federazione internazionale ha consentito adatta a questa manifestazione, quindi speriamo veramente di riuscire a coronare il nostro sogno.